Vai, prego. Capitano, tutta a noi. Come? Capienza, virgola, capitano, tutta a noi. No. Il gioco del capitano, tutta a noi. Diciamo che dai, è un incidente di percorso che anche questo ci può stare, ma ci deve far crescere e capire che noi purtroppo dobbiamo sbagliare il meno possibile, perché abbiamo visto che facendo una grande rincorsa siamo riusciti a mettere un po' di squadre sotto, però nel frattempo perdendo una partita si sono rifatte sotto, quindi questo vuol dire che prima eravamo in ritardo, quindi ora c'è una mucchiata. Ora sì, siamo tante dall'undicesima alla noi, diciamo, alla quinta, cioè, tutto è possibile, ci sono tantissime squadre, quindi noi dobbiamo essere quelli che siamo sempre stati in casa, ma anche in determinate trasferte dove magari abbiamo raccolto anche meno, però bisogna andare veloci per poter provare a fare qualcosa di importante. È assurdo che un pari che segna a raffica poi non fa neppure un tiro in porta. No, magari, ripeto, la giornata storta, se la prendiamo, se è una giornata storta va bene, ecco, se siamo quelli dopo è diverso. Però ci può stare, ecco. Sicuramente il discorso del campo non è un alibi, non deve essere un alibi, però siccome io a Cesena ci ho giocato sul sintetico in A e l'80-90% dei punti li abbiamo fatti in casa e non fuori casa, quindi c'è sempre un motivo. Quindi il sintetico cambia totalmente il modo di giocare, cambia le traiettorie, cambia tutto. Quindi quando ci sei abituato, che ci vogliono un paio di mesi, 2-3 mesi per abituarti, dopo riesci a capire tante cose. È normale che è vero che tutte ci giocano, è vero che anche tutte ci perdono. Quindi senti, adesso c'è questo esame severissimo con il Frosinone, capita a proposito? No, è un esame importante, come ogni domenica è un esame. Speriamo di questa settimana di aver studiato bene. Di solito quando gli esami si fanno, quando uno studia bene, vanno bene. Però sicuramente incontriamo, penso, la squadra più forte e più completa della categoria, e quindi per noi deve essere un ulteriore stimolo confrontarci contro di loro. Ci avete cominciato a studiare da lunedì sera guardando il posticipo? Sì, sì, io l'ho visto, poi penso che anche tanti altri miei compagni, comunque poi analizziamo sempre col mister, quindi ogni squadra avversaria che affrontiamo. Non è proprio imbattibile. Ma non penso che ci siano squadre imbattibili, ci sono squadre forti come lo è il Frosinone, organizzata, quindi sicuramente da parte nostra c'è da fare una grande prestazione per batterli, quello sì. Sei perfettamente avvolato per questa partita? Sì, sì, credo di sì. Ma che cosa hai avuto? Ho un problema al collo, dopo Benevento. E adesso il Bari deve guardarsi indietro. Ah, Bari, io non penso debba guardare né dietro né avanti, io penso che deve guardare a cosa deve fare, a fare la prestazione, a fare le partite, a fare quello che deve fare, poi è normale. Io credo sempre che una squadra per raggiungere degli obiettivi deve fare determinati punti, o guardi avanti o guardi indietro, c'è poco da fare, se non fai quei punti non arrivi. Ma come pensi dell'analisi del mister dopo la partita di Chiavari? Perché lui poi, diciamo, al netto delle condizioni del campo, come non ci ha detto Luca Costa, a un certo punto ha detto un passaggio interessante, cioè noi quando incontriamo squadre fisiche andiamo in difficoltà. Ecco, il tuo commento su questo, chiedo se la tua fosse vera, ma non so, è un limite per voi questo. Sì, sì, è sicuramente un limite, però non, anche lì quando magari dobbiamo essere bravi a capire proprio l'evolversi della partita com'è, quando incontri squadre fisiche che non riesci a fare determinate cose, bisogna anche adattarsi a delle situazioni che ci possono capitare, quindi in quello dobbiamo migliorare senz'altro, poi è normale che abbiamo altre caratteristiche importanti e altre squadre soffrono anche le nostre caratteristiche, per esempio, quindi
è un dare e avere, diciamo, però in quelle circostanze sicuramente dobbiamo adattarci di più. Come ti spieghi quella partenza, diciamo, un po' diversa rispetto alle ultime partite? Un Bari che era partita in maniera molto aggressiva, no? Ovviamente, che invece è stato molto diverso. Sì, no, infatti ho visto anch'io dalla TV e avevo visto un inizio un po' diverso dal solito, e quindi ero un po' preoccupato da questo, perché vedendo quell'inizio ho detto, oh. Però ripeto, spero che sia e deve essere una giornata storta che può capitare a chiunque, e ripartire da quello di buono che fino adesso stiamo facendo. Se si può fare una domanda? Grazie a tutti. Allora, attenti, no, siccome io sento parlare di queste cose, mi fa anche piacere che spesso si metta sul piano del fatalismo, no? Qui Bari ha adesso un grandissimo potenziale offensivo, perché ringraziando al cielo ce l'abbiamo tutti noi, abbiamo Brienza, Flores, Parigini, Galani, le armi ci sono, anche se tu non hai giocato tutte le due partite, però i fatti dicono che dalla cintola in giù, in fase difensiva, il Bari soffre, probabilmente perché la coperta poi diventa un po' corta, se rischi troppo finisci per rischiare troppo anche dietro. A Chiavari si è evidenziato un problema che chi ha visto la partita e tu l'hai vista, è troppo evidente, questo Bari soffre dalla cintola in giù. Abbiamo delle problematiche nella fase centrale della che sarebbe anche più generoso dalla croce addosso ai difensori. No. Arrivano troppo facilmente lì, sono arrivati troppo facilmente anche col Brescia. A Benevento si vinceva 3-1, una squadra robusta non si fa mai riprendere sul 3-3. Evidentemente qui il problema non è della giornata storica, perché altrimenti ce la raccontiamo, eppure tu sai qual è la verità, e che poi in conferenza stampa si dicono delle cose che conviene dire. Il problema è che dobbiamo sistemarci lì. Tu ritieni che in mezzo al campo qualcosina va fatta per migliorarsi sul piano quantomeno della fase di non possesso, oppure andiamo avanti così? Perché oggi, per esempio, anche Antonio l'ha analizzata sul Corriere dello Sport, mi pare, non è oggi, mi fatto domande di sport. Noi ci abbiamo problemi lì, altrimenti ce la giochiamo. Il problema è il migliore in campo. Spesso è Benevento, è stato Micael. Spesso è Micael. Quindi evidentemente dobbiamo saper supportare i grandi che abbiamo davanti con una fase difensiva, non dico all'altezza, ma che quantomeno. Sì, no. Cioè, sempre un discorso di squadra comunque, non è un discorso di reparti, cioè, perché sì, perché sennò come quando l'attacco non segna, che fai? Metti 10 attaccanti. Quindi di squadra, non è dell'uomo, Sì, no, è un discorso di avendo visto la partita, diciamo da tecnico, domani non so se farai il tecnico, no, ma non penso. Avendo visto la partita, no? Che impressione ti ha fatto da questo punto di vista? È quello il problema? Sì. Soffriamo anche determinate caratteristiche degli avversari, magari quando soffriamo avversari che attaccano più la profondità, sicuramente. Domenica questo si è evidenziato. Però se torniamo lì, secondo me è sempre un discorso di equilibrio di squadra. Quando noi purtroppo, per fortuna, non lo so, comunque abbiamo cambiato tanto, quindi cioè non è semplice trovare degli equilibri ci sono squadre che giocano insieme da 2-3 anni, allora si vede proprio i movimenti difensivi dei centrocampisti, degli attacchi di squadra, di unione, quindi per noi non è semplice. Poi è normale giocare, anche noi siamo con 3 attaccanti, dopo devono essere anche supportati, ma anche gli stessi attaccanti devono dare una mano in fase difensiva, se no è normale che si può soffrire, da una parte si soffre, però io sarei contento di vedere una squadra come Benevento, perché se tu a Benevento hai la forza di fare 4 gol, è vero che ne prendi 3, ma quando ne fai 4 ne potevi fare altri, quindi cioè è stata una forza di quella importante comunque, secondo me, di squadra. È normale che se attacchi qualcosa devi concedere. Sì. E Brienza nel contesto di questo Bari al rientro, che cosa può ridare, che cosa può offrire a tutto il contesto?
cioè torni incazzato, torni motivatissimo, torni adesso. No, io torno. Riposato. Torno come io cerco, do sempre il massimo, che quello a prescindere da come sto, da come non sto. Quindi poi dopo il verdetto finale lo dà sempre il rettangolo di gioco, quindi io torno come sempre, né incazzato né motivato, sono sempre motivato, ecco, quando uno scende in campo ci mancherebbe altro, quindi spero comunque di dare un contributo alla squadra, questo senz'altro. Quindi il Frosinone è Diego che ho sotto ricordo? Dell'andata? Sì, sì, ma ne abbiamo anche perse altre, anche peggio di Frosinone, quindi sicuramente Frosinone, ripeto, è una squadra importante che però ci avviciniamo alla fine del campionato, manca due mesi, quindi il tempo stringe poco, quindi sappiamo che qualcosa dobbiamo fare. Come si mette in difficoltà Frosinone? Frosinone si mette in difficoltà giocando con ritmi possibilmente più alti dei loro, e loro sono una squadra comunque fisica, organizzata, come quindi hanno sempre il vantaggio di che hanno raccolto punti importanti in precedenza, quindi giocano sempre con la maggior parte delle volte con due risultati su tre, questo non è da poco, quindi noi dobbiamo fare una gara importante e intelligente. Ciccio, quando si va nello spogliatoio di una squadra che veleggia nelle alte della classifica, l'umore è sempre naturalmente bello, si vive, si scherza, al contrario quando si va in una squadra che lotta per la retrocessione, si è messa male, la situazione è diversa. Se si facesse un giro nello spogliatoio del Bari in questo momento storico della stagione, quale sarebbe la percezione? Che cosa si avverte? Che cosa si avvertirebbe? No, la squadra no, secondo me anche nei momenti di difficoltà non bisogna nemmeno più di tanto abbattersi, come nello stesso tempo quando hai dei risultati importanti, devi avere sempre un equilibrio che ti dà un equilibrio che ti porta al successo, quindi il nostro spogliatoio vive molto tranquillamente e serenamente, vive bene, è giusto che dopo una partita si analizzano sempre i difetti oppure le cose fatte buone, ma poi dopo deve ritornare alla normalità, ecco, anche perché lo spirito, il sorriso ti aiuta di più a volte che nella depressione. Che importanza dà questa sfida? Non è l'ultimissimo, no, però... No, è importante, lo sappiamo, non è, mancano dopo, ce ne sono altrettanti importanti, quindi i punti sono ancora tanti in gioco. E io parto dalla prestazione, perché noi riusciamo ad ottenere punti solo tramite la prestazione. Il discorso di prima, che le partite sporche facciamo un po' fatica, è proprio per caratteristiche che ha questa squadra. Soltanto un giorno fa parlavi di Frosinone come gara a crocevia, poi c'è stato il cambio dell'allenatore. Adesso non si può parlare di gara a crocevia, ma cosa significa più in generale? Perché comunque fare risultato con la prima classifica potrebbe dare ulteriori stimoli in più. No, se fai risultato con la squadra della prima in classifica comunque acquisisci ancora più consapevolezza e capisci, hai più forza ancora nei tuoi mezzi, quindi ti dà sicuramente una spinta a livello mentale importante per proseguire il campionato. Ma tu hai detto giustamente, è un principio che vale per tutte le squadre, no? La prestazione ai punti, se no. Io però provo a mettertela in modo un attimo diverso. Cioè, oggettivamente la classifica dice che il Bari deve rispettare molto la prima della classe, perché è quella che ha sbagliato di meno, ha fatto meno. Però il Bari ha gente come Loro Flores e Brienza, che fino a qualche mese fa giocavano in Serie A, che hanno dimostrato anche a Bari che sono giocatori di altro livello. Io sento di avere meno timori con questi ragazzi in campo, perché, e infatti l'hanno dimostrato, al di là degli schemi, poi qualcuno mi deve spiegare come mai Brienza fa quel gol così che ha fatto l'ultimo, cosa c'entra con gli schemi.
o con la prestazione. C'entra che Bielsa è il genio del pallone tra i piedi e si inventa una cosa che Foglianese non potrà mai inventarsi. C'entra che, con tutto il rispetto fatto, c'entra che Floro Flores decide di fare il terzo gol come l'ha fatto contro, ha trovato la prateria, però è andato, ha voluto farlo, ci è andato. Galano, quello, il secondo gol è un pezzo di bravura del giocatore. Quello che ti danno i giocatori di livello importante è questo: inventarsi il gol al momento opportuno. È quello che mi fa stare più tranquillo in generale, al di là della prestazione. Sì, sì. No, beh, sicuramente la prestazione a livello di squadra globale la devi fare. Poi è normale che se c'hai giocatori di qualità, più ne hai e più hai le percentuali si alzano e che possa qualcuno decidere un qualcosa. Ma quella, tutte le squadre, anche la Juve, il Napoli, quelle, cioè, però partono da una base importante. Poi è normale che sono sempre i giocatori in campo a decidere. Le qualità invece, quelli del Frosinone, secondo te sono più funzionali alla squadra che i giocatori di qualità fine a se stessi, cioè i Dionisi e i Ciofani che hanno fatto le fortune del Frosinone in questi anni e anche quest'anno? Li vedi più funzionali al progetto di squadra oppure sono forti di per sé? No, nel contesto della squadra sono giocatori determinanti. Quello lo dimostrano i numeri degli ultimi anni, i gol che hanno fatto, quindi anche loro hanno delle qualità importanti, ma ogni squadra ha dei giocatori, ha dei riferimenti, e sicuramente più riesci a mettere questi giocatori in condizioni di far male, più hai possibilità. Va bene così? All'ultima domanda? Sì, le ultime due, dai, che deve andare a fare cura. Pareggio per farlo, perché così non è attaccato per la partita, ha rischiato di perdere. Cosa cambia, se cambia qualcosa? No, cambia che, ripeto, noi magari col passo falso siamo stati risucchiati da altre squadre, loro con il pareggio comunque, bene o male, sono sempre i primi in classifica. E il discorso che facevo prima di sicuramente noi veniamo da una brutta sconfitta, quindi dobbiamo sicuramente riscattarci di più di loro. Luca? Sì, Franco, volevo chiederti un po', visto anche il tuo rendimento sotto porta, con il passaggio, diciamo, dei tre punti, giunto un po' più lontano dal portiere avversario, invece hai giocato solo un gol. Sei a 5, l'obiettivo è arrivare agli 8, lì c'è sempre un po' più fa. No, io, cioè, l'obiettivo è farne il più possibile, poi, ripeto, anche importante fare cose che servono alla squadra, e i gol spero possibilmente che sono pesanti e che non siano gol di arrotondamento, diciamo. Una curiosità legata a una cosa che c'è nell'ultima conferenza stampa, ci spiega se stai pensando un po' anche al tuo futuro, hai mancato qualcosa? No, ancora no, a fine anno vediamo. Ok, grazie. Ciao. No, c'è il 19 marzo, bravo, 20.